non torna a casa, non torna a casa. Possibile tutte le mattine la stessa storia? Non torna a casa, no, non torna. Tutte le volte entro in camera tua e vedi il tuo lettino vuoto. Mi sembra che tu sia morto. E invece non sono morto, sono vivo e da solo, guarda. Torna a casa, Francesco. Non tu vedi, a star sola è buio. Tu perdi anche la vista. Si vede dagli occhi, sai, quando uno perde la vista. E poi tu diventi cieco. Sì. Ma perché non ti sposi? Mamma, io lo figlio un cielo, dai. Torna a casa, Francesco. Così tutte le mattine, quando ti portano la colazione a letto, e ti fanno gli impacchi sugli occhi, così tu diventi cieco. Sì, ma mamma e sordomuto non esistono, no? Francesco, ricordati, di mamme ce n'è una sola. Meno male, dimmi te se ne avevo 5 o 6. Non sono diventato cieco, mi ascava la pelle, mi mancava una gamba e se non stavo attento diventavo anche finocchio. Tanto lo so che non è colpa tua. Da quando ti ha lasciato quella là? Maria, mamma, si chiama Maria. Poi mi ha lasciato, ma l'ho deciso io. Da quando ti ha lasciato quella là? Te, tu non sei più te. E chi sono, mamma? Dimmelo, chi sono? Tu sei uno, è diventato grullo e becco. Un po' anche cieco. Madonna, oh, il cieco, mamma, io non sono cieco, va bene? Allora, tu sei cieco. No, mamma. Mamma, ho da fare, devo trovare lavoro. Oggi? È 2 anni tu dici di trovare lavoro. Se tu sei come tuo babbo, vedi, tu sarai mai capace di far niente nella vita. Lui almeno qualcosa di buono l'ha fatto. E che ha fatto? Ha scritto questa lettera per te. Il babbo? Tutte le notti ti chiama. Io lo sento. Come mi chiama? Francesco, Francesco. E perché non chiama me direttamente? Sta zitto, lui lo sa che tu sei andato via di casa. Mamma, il babbo è morto 23 anni fa, capito? Stanotte l'ho sognato e mi ha detto, tagliela, è arrivato il momento. Eh no, mamma, questo è un altro dei tuoi scherzi, come quello dell'altra settimana che tu dicevi di avere un tumore al piede. Tanto non torno a casa, mamma, non torno. Piglia la lettera di babbo. Di babbo vuoi se tu l'hai scritta te? Pigliala ora, perché se tu diventi cieco dopo, tu non puoi più leggere. Guardi che ne fa di questa lettera, guardi che ne fa di questa lettera, guardi che ne fa.